Once again, that's Jeff Ballard. Jeff Ballard on the drums. And on the bass, Larry Grenadier. Larry Grenadier. No, I don't. Tenere della ancora delle figure che sono di nuovo delle figure dell'inconscio, non sono figure che noi riconosciamo come appartenenti. Grazie a te. Socio Turisco Vivi Matera, che dovrebbe essere qui vicino, viene qui vicino a noi, anche lui in maniera fortuita, adesso scusami, un applauso. La corrente mi conduce dolcemente, tanto
che sembra un massaggio, rimbalzar sul pesce palla. Un corallo mi cattura e ingarbuglia i miei capelli, poi una remora mi inganna, quasi sgretola il mio sonno. Ma uno spada, la punzecchia, sono libera nel blu. But we like it. We'll do it again. Gang's all here for the Alabama. Noi abbiamo pensato a questo tour artistico e ci siamo chiesti: ma quale dei cinque sensi poteva riassumere e sintetizzare il nostro progetto di arte a 360 gradi tutto tondo? Un'arte che, come vedrete, è rappresentata nei quadri, nella pittura, nella scultura, nella fotografia, ma anche nelle performance, nella body art. Quindi tutte le arti sono rappresentate in questo nostro tour che va dal nord dell'Italia fino al sud. E allora abbiamo pensato che il senso che riassumeva tutto questo era il gusto. Perché? Perché nel gusto c'è tanto del nostro vivere, c'è il gusto del vivere bene, del vivere assieme,
c'è il gusto delle cose belle, c'è il gusto dello stile, c'è il gusto del made in Italy, del fare in maniera precisa e con arte tutto il nostro ingegno. Amano gli ultimi la musica e il canto, e con la pittura e la scultura eleva gli animi a sfere più alte, direi metafisiche, e travalicano il contingente per raggiungere le terre. Quello di stasera è un grande evento inaugurale dedicato al canto lirico e corale, dove il caotico mondo, il multiforme mondo dell'arte contemporanea, popolato di sperimentazione, novità e astrattismo, si fonde con quello della storia e dei segreti del bel canto, egregiamente rivelati dalle sofisticate ed emozionanti voci di Marilena Gaudio, che sentirete più tardi, Antonia Giove, Vito Piscopo, Stella Roselli, Orofio Salvemini, Antonio Stradapede e dell'Alter Corus, diretto dal maestro Antonio Allegretta, sapientemente accompagnati al pianoforte della professoressa Adriana Deserio. Di notevole pregio sono anche i prossimi appuntamenti. Ci sono due kermesse artistiche, la prima il 15 luglio e sarà dedicata al teatro e vedrà protagonisti giovani attori del Carretto Teatro in un progetto ambizioso in cui la tecnica teatrale utilizzata prende spunto dal teatro epico e da quello antico del coro dell'Evocazione. Quindi andremo in scena con Omeros, il canto degli eroi. Quindi la storia, la letteratura e la curiosità di approfondire il contenuto dell'Iliade ha spinto i giovani attori del Carro dei Comici ad affrontare sulla scena i personaggi, gli uomini, le donne dell'antichità, un'antichità che oggi più che mai diventa ispiratrice di sentimenti d'onore e di lealtà. La regia è del loro maestro Pantaleonese. Concluderemo questa seconda tappa con la più antica arte moderna, una performance di body painting dell'artista Massimo Nandi. La sua pittura dall'inconfondibile stile riveste il corpo femminile di antropico astrattismo, rendendo l'opera un monumento. Sotto le sue dita, corpi vivi e pulsanti divengono tele vergini pronte a raccogliere i nuovi impulsi vitali. Concludiamo questa breve introduzione presentando l'opera guida del progetto che il maestro Ugo Nespolo ha scelto per l'evento, che accompagnerà il futuro espositivo 2016 e di cui lui stesso ci rivela il significato. Lavorare, 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 preferisco il rumore del mare. Il lavoro nobilita l'uomo, ma quando il lavoro diventa lavoro, il lavoro è lavoro, l'uomo viene schiacciato. E non sempre dal bisogno, ma spesso dall'avidità, dall'invidia, dal desiderio, da finte necessità che ci fanno trascurare i buoni più belli che gratuitamente ci circondano. Il mare, così, vuole significare tutto ciò che di grande, di bello e generoso ci circonda. Ed è un invito per tutti a non dimenticare i doni di Dio che in ogni istante ci vengono offerti. Un consiglio, un invito dunque quello del maestro non a far nulla, ma un monito allegro e scansionatorio a vivere un'esistenza più vera e più attenta al gusto e ai valori della vita. Thank you.
tal di tutto il paese, e segna tal dito in socia e cellar canto. Per il 15 luglio, alle ore 20, sempre nello stesso.
teatro.